Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Ecore Ocean XL, un phablet da 6,44 pollici, davvero dimensioni importanti come si può vedere dalla confezione. Andiamo a vedere cos'altro contiene. Andiamo dunque a vedere meglio questa confezione perché trova nel posteriore la particolarità di una scheda tecnica completa con tutte le caratteristiche del phablet, comprese le dimensioni. Quindi interessante poter vedere prima di aprire la confezione o senza andare a informarsi sul web tutto ciò che ci serve per sapere a che cosa andiamo incontro. Facciamo così, giriamo la confezione e la apriamo sollevando la parte superiore. Troviamo qui il phablet che la fa da padrone sul frontale, davvero grande a vederlo, guardate in rapporto alla mia mano, lo riprenderemo più tardi. Qui un separatore con un materiale vellutato molto piacevole al tatto. Solleviamo ancora questo sportellino di carta, troviamo un po' di sacchettini in cui erano il phablet e la batteria. Guardate le dimensioni della batteria dal sacchettino, poi vi farò vedere com'è fatto. E qui la garanzia italiana, perché Ecore è comunque una casa italiana, e un po' di carte e di adesivi di Ecore, una guida rapida, davvero molto rapida. E il caricabatterie, eccolo qua, da parete, piuttosto grande, ma da solo 1 ampere. E il cavo dati USB micro USB, poi un sacchettino con i silicati per evitare l'umidità. Riprendiamo dunque in mano di questo phablet e vi parlo di dimensioni. Le dimensioni sono ben 173,5 mm per 85, scusate, mm per 8,2 di spessore. Il peso è di ben 210 grammi, batteria compresa, anche se ovviamente distribuiti su una superficie molto ampia. Andiamo a vedere un po' come si presenta all'estetica. Qua sul lato sinistro il bilanciere del volume e nient'altro. Qua sul lato destro il tasto di accensione, spegnimento, blocco, sblocco e nient'altro. Lato superiore che vede il jack da 3,5 per le cuffie e lato inferiore che vede la presa micro USB con il microfono di sistema. Sul frontale abbiamo la camera da ben 5 megapixel e la capsula auricolare, poi qua sotto anche un piccolo LED di stato e di notifica, sotto con questa cromatura i tre tasti touch. Andiamo dunque ad aprire questo phablet. Dietro intanto potete vedere la camera principale da 13 megapixel con flash LED e autofocus. Vi dico che la finitura dietro è opaca, questo bianco opaco piacevole. Qui la griglia per l'altoparlante di sistema con un piccolo scalino che non va a tappare l'altoparlante quando lo andremo a appoggiare su di un piano. Qui nell'angolino un incavo dove infilare l'unghia per andare a rimuovere la parte posteriore, che vedete non è larga quanto il resto del phablet e forma lo scalino che avete visto in precedenza, ma guardate le dimensioni della batteria, sono 3500 in milliampere di questa batteria. Qui lo slot per la SIM 2 in formato standard, per la SIM 1 in formato micro e lo slot di espansione micro SD che va ad espandere i 16 giga di memoria dello smartphone. Vediamo se riesco a richiuderlo, sono davvero tanti i dentini da fare andare in posizione. Ecco fatto, ce l'abbiamo fatta molto facilmente. Intanto si sta accendendo, intanto che si accende vi parlo di processore, un MediaTek Octa-Core MTK6592 da 1,7 GHz con scheda video Mali 450. Sono 2 GB di memoria RAM. La parte radio vede una parte 3G, 3 bande e 2G, 4 bande, HSPA Plus 21 Mbps, Wi-Fi BGN con Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, GPS, una radio FM, sensore gravitazionale a 3 assi, e giroscopio, bussola digitale, sensore di luminosità, sensore di prossimità. E la camera posteriore, non vi ho detto prima, la casa dichiara un angolo di apertura di ben 79 gradi. Cos'altro dire di questo phablet? Sicuramente che il display è una grande unità
da ben 6,44 pollici, e però con risoluzione Full HD 1920x1080 pixel, densità di pixel di 342 ppi, tecnologia LTPS. È un prodotto interessante a livello di caratteristiche tecniche e a livello di batteria, ma lo è altrettanto a livello dimensionale. Vedremo quanto sarà pratico nell'uso di tutti i giorni. Ci rivediamo poi per la recensione. Un saluto da Alessio Cinabro per AndroidBlog.it.